Buonasera a tutti! Ciao! Ben trovati a tutti, è bello! Ci bello vediamo, pronto impacciato! È 6 mesi che non faccio una diretta! Ma è da tanto tempo che non la facciamo tutti e tre, che poi è la cosa importante. Oggi è bello che ci voleva il Covid per farmi fare la diretta! Già! Allora, buonasera a tutti. Intanto poi ci svegli Giovanni per questa tua, diciamo, questa tua affermazione. Intanto io condivido sui gruppi. Buonasera a tutti. Nel frattempo fateci sapere come state, da dove vi dove siete, dove siete. Cosa fate? Allora, tu dove sei, Giovanni? Adesso ci puoi introdurre. Chiuso in casa dal 20X, non ricordo, causa Covid, quindi sono qua, bello e bellissimo, è diventato il mio nido e non ne esco più e aspetto la TS che mi chiami per un tampone, perché viva Dio, sono abbastanza un po' rotto anche di quello. Comunque sì, sto bene, è bello, soprattutto, dicevo, ci voleva il Covid per farmi e per farci rifare una diretta insieme. Sono contento di poterla fare. Ogni tanto mi andrà via. Vedete, scusate la voce, purtroppo ci posso fare quindi, niente. Ho capito bene, quindi sai, ecco, che come stai? Cioè, che raccontaci questa esperienza, perché comunque insomma è bello, è una bella esperienza che è molto in linea col nostro discorso su stress da lavoro, stress da studio, benessere, salute, indebolimento del sistema immunitario, perché io che notoriamente sono uno che si stressa parecchio da studio e da lavoro, per lo studio e per il lavoro, a un certo punto il mio sistema immunitario suppongo che abbia detto basta, cioè bandierina bianca, e io non l'ho ascoltato ovviamente, e lui mi ha punito nel senso che rispetto a tutte le persone che mi circondano, tutte, io sono l'unico positivo, risultato positivo, meglio così che sono l'unico bene. Risultato positivo, però mi sono sentito come quello che alle feste rimaneva col cerino in mano, sai, il gioco della sedia, ecco, sono rimasto in piedi io, o meglio sono rimasto chiuso in casa io, e per il resto sto bene, ancora un po' di, credo che avremo molto da parlare, come abbiamo anticipato, di, ripeto, di stress e salute, benessere in relazione al sistema immunitario. Diverse persone, voglio salutare tutti, benvenuti e bentrovati a tutti quelli che ci stanno ascoltando dalle pagine di Francesco, benvenuti. Eleana e dalla mia, che e dai gruppi vari, insomma, grazie, perché molti hanno scritto, anticipandoci, hanno scritto: abbiamo bisogno di qualcosa per continuare a studiare e lavorare in questo periodo di stress. Me l'ha scritto anche una persona stamattina, cioè proprio tanti. Io ho detto: guarda, ci fa male diretta stasera, manca a farla apposta. Quindi io sono a Sassari, chiuso in casa. Francesco, tu dove sei? Io sono in Calabria, sono a casa mia. Ovviamente quando c'ho linea sono sempre a casa. E sono contento, ogni tanto mi vedono, quindi insomma sono stracontento di essere a casa con la moglie e figli, quindi ovviamente, e oggi sono pure vestito in rosso, ho la cravatta in rossa, e Eleana c'ha un cappello, non lo mette veramente, sto cappello, sì, c'è il cappello Eleana, rossa, abbiamo, siamo tutti il rosso, il maglioncino, insomma il rosso porta fortuna. Eleana sei a Roma? Allora, io sono a casa mia, vicino Roma, adesso da un po' di mesi sono sul mare, in una città che si chiama Santa Marinella, in provincia di Roma, vicino, diciamo, il grande porto di Civitavecchia, dove partono le navi per venire nella bellissima Sardegna, dove Sardegna. Sei tu. Quindi sono a casa, sì, sono a casa, ho passato, diciamo, questi giorni a casa, e insomma, e non però costretta, ecco, come ci stai dicendo tu, insomma, mi ci dispiace per questa tua situazione, però, ecco, come stai? Vedo che stai, diciamo, abbastanza bene, no? Stai... Sono un po' pallido, non so se si vede.
sono un po' tipo vedere, lo vedete pallido? Poco questo. Io direi che è in perfetta forma, è un falso quel certificato. Scherzavo, no, dopo parleremo un attimino di questo argomento qua, perché effettivamente i contagi sono altissimi, però poi fortunatamente quello che dobbiamo guardare effettivamente, cioè tutti si concentrano ai contagi, lo sappiamo che sta variante Omicron è molto contagiosa, però poi dobbiamo guardare effettivamente poi i ricoverati, quelli che finiscono in terapia intensiva, e quindi non è così una tragedia questo discorso qua. Poi rispetto all'anno scorso la situazione, no? Esatto. C'è un po' di tosse di Giovanni, comunque questa perché ho qua il microfono e cercherò di tapparlo quando tutti, perché comunque anche tra le persone che tra i miei parenti ci sono molti contagiati, comunque per rassicurare tutti c'è una forma veramente che si diffonde facilmente, però alla fine gli effetti non sono come quelli della variante precedente, cioè giusto una tranquillità. Che poi non, questa tranquillità non deve dire vabbè, ok, no, mo ci ha detto che è tutto a posto, domani festa, libertà e tutti il buon senso bisogna cercare sempre di tenerlo. Sì, diciamoci la verità, tanto le persone a Capodanno i liberi tutti lo faranno, ma secondo me noi dobbiamo parlare anche di questa cosa del liberi tutti, la gente se ne frega un po'. Non so se parlarne adesso, intanto perché c'ho un mio pensiero che ho detto durante la diretta, lo devo dire assolutamente, ma ne parliamo dopo. Io più che altro adesso vorrei ringraziare sia voi che mi avete proposto di fare questa diretta, che io ne sono felicissimo, e tutti quelli che sono in questo momento, che sono 530 persone che ci stanno ascoltando. Volevo salutare un po' di persone, ecco, che ci salutano, ti fanno anche in bocca al lupo, Giovanni, non so se stai vedendo i commenti, Rossella, ma insomma Clara, Giuseppa, Monica, ecco. Da dove siete, insomma, se avete parenti che gli è capitato qualcosa del genere. Coraggio, io ce l'ho avuto in casa, insomma, quindi ho avuto anche io un'esperienza, ma insomma, grazie a Dio. Angela, buonasera, è andata bene, quindi diciamo dobbiamo affrontare ogni cosa, ecco, appunto, parliamo di stress, parliamo di sistema immunitario, cioè in pratica tu Giovanni sei proprio, diciamo, l'esempio di oggi, che dobbiamo appunto parlare di questi due argomenti, questi due temi molto importanti, lo stress, che, di cui insomma siamo tutti affetti, diciamo, non possiamo evitarlo, e soprattutto in questo momento storico, e poi il sistema immunitario che il dottor Francesco Garitano, diciamo, insiste tantissimo, ha scritto pure un libro proprio su questo, che è, diciamo, è la chiave, no, per superare questo momento storico molto molto importante, unico direi, no, perché insomma quando mai ci è capitata una cosa di questo genere, è una situazione molto molto particolare. Ecco, da, due anni. Da due anni, da esatto. Due anni. Da adesso due anni, vi dico una cosa, Ileana, tu forse non hai la copertina, ho visto che hai messo la copertina del libro di Francesco, io di recente, voi forse lo sapete, qualcuno lo saprà, ho scritto un nuovo libro che si chiama Liberio, e in Liberio ho descritto che cosa stavo cercando di fare per moderare la quantità di stress sopportabile dall'organismo attraverso dei processi che si chiamano di disequilibrio temporaneo. Cioè, è possibile fare tutto quello che volete da soli in compagnia. Voi sapete che io parlo tanto di studio, lavoro, produttività, sviluppo personale, psicologia applicata, e tutto è applicabile finché è non solo, guardate, questa è una cosa che ho detto, la devo dire, non più solo scientifico. Le cose non si possono basare più sulle ricerche scientifiche e boh, perché sennò ci si perde, perché ognuno dice la sua e c'è tanta confusione e c'è tanta attesa, perché le ricerche scientifiche richiedono del tempo
per essere approvate, per essere appurate. Bisogna stare attenti anche oltre alla scienza, non metterti quelli con i cartelli no scienza, non siamo terrapiattisti qua, né Novax né no mascherine. La scienza da un lato e poi mettere in pratica o vedere che cosa funziona nella pratica. Recentemente io ho proprio voluto mettermi alla prova dal punto di vista dell'impegno professionale nello studio e nel lavoro con dei sistemi che possono reggere di iperproduttività, che possono reggere finché si è in una condizione normale, non in una condizione pandemica. Quando ovviamente ci si ritrova con tutta sta contagiosità, sta gente che si contagia a vicenda, il corpo, che è sottoposto a una dose di stress tollerabile, diventa improvvisamente una dose di stress intollerabile, o meglio, esatto, comunque già un po' indebolito. Quindi quando noi spingiamo proprio forte forte, studiamo, lavoriamo, in questo periodo tantissime persone stanno avendo difficoltà di concentrazione, di studio, di, passatemi la parolaccia, di memoria, di impegno, di voglia di fare, ma non di voglia di studiare, di voglia di fare qualunque cosa, sparmano sul divano se guardano Netflix, perché il corpo dice basta, non gliela faccio più, spegni la televisione, perché la televisione te bombarda meglio di cose che meglio non ascoltare, chiude i giornali, non vuol vedere più niente, non vuol sentire più niente, se guarda le serie TV. Ed è giustissimo, in ogni caso ormai i danni al corpo quando si è stati sotto pressione per tante settimane, tanti mesi, sono già fatti. Credo che abbiamo bisogno, anche se si spinge sulla produttività, sul lavoro, sullo studio, su quello che volete, abbiamo bisogno a un certo punto di mettere in pratica qualcosa che ci permetta di mantenere lo stress a un livello gestibile anche nelle peggiori condizioni. Magari queste in questo periodo non sono le peggiori condizioni, ma comunque anche in condizioni un po' difficili. E mi piacerebbe condividere con voi quello che voi consigliate, quello che vi piacerebbe fare, quello che sto facendo anche io per tutelarmi, perché voi avete visto, molti mi dicono, ma scusa, ma è possibile, se è beccato il Covid con i sintomi, perché io non sono un asintomatico, me lo sono preso bene, eppure continui a funzionare, come è possibile, cazzo, come hai fatto a continuare a pubblicare un video al giorno? Perché ho messo in pratica delle cose. Vediamo se queste... cioè il mio corpo ha retto e ha reagito bene finora. Speriamo bene. Mi piacerebbe che le condividessimo insieme, perché è quello che dicevo stamattina in un breve video, uno short su YouTube, che è possibile gestire queste situazioni. Si può fare. È possibile anche funzionare, non dico meglio, ma funzionare molto bene. Vediamo insieme come, se siete d'accordo. Sì. E se chi ci ascolta da casa o dall'autobus o da dove volete è d'accordo. Se siete d'accordo, se vi piace quello che ho appena detto, scrivete nelle vostre domande qual è la prima domanda, la prima condizione di stress che vi viene in mente, come state in questo momento. Prima vi abbiamo detto dove siete, vi abbiamo chiesto, adesso come state. Guardate che esatto. Katia ha già scritto, io ho preso due volte il Covid in un anno, come state? Sì, ma rispondendo giusto a Katia, ecco, il fatto che il sistema immunitario ci viene incontro, ci viene in aiuto, però lo dobbiamo trattare pure bene, questo sistema immunitario. Noi lo maltrattiamo, lo prendiamo a sberle, questo sistema immunitario. Quante volte l'ho detto, l'ho scritto, l'ho detto nei video, cioè ormai mi sono pure stancato di dire guardate che abbiamo uno scudo e questo scudo lo dobbiamo alzare. Io faccio l'esempio di Venezia, quando c'è l'acqua alta si alza il Moser, no? Quindi si alza per proteggerci. Quindi dobbiamo fare la stessa cosa, però non ci dobbiamo pensare, nel libro ho scritto una cosa interessante, ho scritto vuoi vivere da cicala o da formica, che volevo dire quando ho scritto questa cosa qui, che la cicala
l'anno se ne strafrega, magari dice all'ultimo momento ci pensi, ci... ah, quante domande mi vengono, dottore cosa posso prendere, la quercetina, lattoferrina, non ti fanno niente queste cose se le prendi così, giusto perché riprende all'ultimo momento, perché hai saputo che i contagi sono arrivati a 100.000, allora dobbiamo cercare di prendere lattoferrina, non ti fanno nulla, cioè poi a un certo punto dici, arrivano lettere, mail, mi dicono dottore ma ho preso quello che mi ha consigliato, non mi ha fatto nulla. E certo, perché non è solamente l'integratore che vi rafforza le barriere, perché sarebbe troppo comodo dire vabbè aspetta, allora mi prendo vitamina C, mi hanno detto, vitamina D, lattoferrina, quercetina, mi sono beccato due volte il COVID. E no, perché tu devi fare come stava dicendo Giovanni, devi cercare di gestire sto maledetto stress. Sì. Lo stress è, diciamo una volta per tutti, lo stress è utile per noi, è utile quando dura poco lo stress, noi non potremmo vivere senza stress. Certo. Anzi, è una situazione che ci aiuta, anzi addirittura è antinfiammatorio se dura poco. Che, però la cosa che invece sto stressor che rimane sempre, ti faccio un esempio, no? Le persone che in questo momento, io facevo prima l'esempio di contagi, no? Che si mettono lì a cercare, siamo a 200.000 contagi, siamo a 300.000, l'Austria ne ha così. Allora, lo stress. E allora, in questo modo è una macchina che non si ferma mai. Ieri ho sentito una cosa interessante in TV, forse l'unica cosa interessante che sento, dici bisognerebbe mettere le notizie un'ora al giorno, le notizie di Stato, no? Le notizie quelle ufficiali, un'ora al giorno, e poi basta, parla di altro. Certo. E forse così si farebbe meno confusione, perché se tu ti colleghi una rete, vedi quello che ti dice che le mascherine vanno portate, ti colleghi all'altro lato, dico, ma che servono le mascherine? Ti colleghi all'altro lato, servono le FFP2, ma fra poco ci diranno che servono le FFP3. Quindi siamo allo sbando, proprio allo sbando, perché poi assolutamente quello che si collega e ti dice, come dicevo prima, dell'integratore, l'altro ci dice dell'altra cosa e tu non c'è capito nulla, perché poi dice, si conclude che non, la persona poverina è sbandata, perché dice ma io che devo fare, io sono positivo e io che devo fare, ecco. Pensiamo invece, poi Liana, sono curioso di sentire come dobbiamo gestirlo sto stress, perché poi è la cosa più importante, parlare finalmente di dare delle soluzioni, no? Non per continuare. Guardate Paolo, non so se avete visto già Paolo che scrive nei commenti, adesso Ileana se vuoi lo mando io, se lo stress si trasforma in tachicardia, risveglio e preoccupante, potrebbe trattarsi di sindrome a burnout. Sì. Potrebbe trattarsi di qualunque cosa, la verità è che cosa che ha scritto anche prima Katia, io sono vaccinata, il mio stress lavorativo è sempre alto, non mi sono mai fermata, non me lo potevo permettere, la stiamo, cioè sempre una questione di eccesso di richieste, abbiamo chiesto troppo e queste richieste le facciamo un po' noi, perché come diceva Francesco, stiamo davanti alla televisione, c'è bombarda, l'avevo detto pure io all'inizio, c'è bombarda di cose, e dall'altro lato ce le fanno anche gli altri. In questo volevo dire subito, se siete d'accordo, quella cosa che mi sono messo in testa di dirvi, perché la sento proprio importante. Poco fa mi ha chiamato mia mamma, mi ha detto, mia mamma porta mio papà a fare la dialisi, e una persona, non vi dirò il ruolo di questa persona, ma è imbarazzante, l'ha fermata fuori, ha detto ma qui pure nella nostra città, con la Sassa, ci sono tanti ricoverati nelle terapie intensive, tanti ricoverati in ospedale, e molti sono persone che avevano fatto il vaccino, le ha detto. E mia mamma mi ha riportato la storia, ha detto però questa signora, questa persona, questa operatrice mi ha detto così, in effetti. Io ho detto no, ma non sta a sentire sta roba, perché quella persona ha fatto della disinformazione, e ti ha stressata, mi spiego,
quando ne parliamo con una persona che è contraria ai vaccini, è contraria alle precauzioni, o dice vabbè, ma noi dobbiamo vivere, dobbiamo, sì, è vero, dobbiamo vivere, dovete fare quello che volete, ci avete ragione, tutto questo regge, e le parole di una persona che dice puttanate reggono, fin quando il malessere, lo stare male non te lo becchi tu, o non se lo becca qualcuno a cui vuoi molto bene, lì te salta tutto. Allora lì quale, lo vedi qual è lo stress? Lo stress non è oddio non sono potuto andare a ballare, oddio non sono potuto andare a fare i miei giri, andiamo a fare il capodanno. Lo stress non è quando te becchi il Covid che stai a casa e ti viene la febbriciatto e riesci a fare un cavolo durante la giornata. Lo stress è quando ti dicono c'è il tampone positivo e tu dici porca puttana, se ho contagiato mio padre, quello ci rimane. Quello è lo stress. E le persone che fanno disinformazione, che ti dicono no, i vaccini non servono a niente perché ci stanno ricoverati pure quelli che hanno fatto il vaccino, sono delle bestie. Perché quelli ti spingono a non credere a delle cose che possono tutelarti in anticipo, che possono farti del bene, che possono farti preservare e preservare i tuoi cari. Il 2022, secondo me, dovrebbe essere un anno all'insegna della responsabilità. Guardate che questa parola, che non significa un cavolo, in realtà significa voler bene alle persone a cui vuoi bene davvero, senza ideologie o stronzate. Responsabilità significa che ci devi pensare prima a quello che stai facendo, dove stai andando e a chi potresti fare del male con le tue parole o coi tuoi divertimenti. Io pure so uno che se ne esce ogni tanto, se ne va in palestra, se ne va a mangiare la pizza, per carità. Il problema è che se poi lo fai con la testa svolazzante, sta a sentire che vabbè, cioè è come colludere con delle frasi buttate là da chi responsabilità non ce n'ha, perché non ha ancora avuto sulla propria pelle quello che potrebbe succedere. Chi va in televisione ci riempie la testa di cavolate, mascherine sì, mascherine no, l'obbligo vaccinale sì, l'obbligo no, ma io, ma perché non si può ledere il... tutte queste cose ingarbugliate che altrove ne fa, altrove non le fanno, perché te dico, senti, te devi vaccinare, non rompi i coglioni, perché sennò se non te vaccini, qua continuiamo noi a vaccinarci, tu vai in giro e o spargi, che tanto è contagioso, acchiappa pure quelli non vaccinati, è lieve, però poi quelli lo portano a persone che stanno male, che sono anziane. Sì. Lo stress che c'è stato caricato e anche da questo continuo sballottamento di frasi contraddittorie di persone che parlano a vanvera, come è successo oggi, e che condizionano tanto il nostro stile di vita. E responsabilità, come scrive Eliana in questo momento, dovrebbe essere la parola che tutti noi dovremmo portarci appresso nel 2022, in modo da tornare a una vita normale. Normale significa che potremmo fare un po' quello che ci pare, che se potremmo pure abbracciare con le persone, viva Dio, potremmo andare in palestra, potremmo andare a mangiarci la pizza, potremmo andare a ballare dove pare, con l'idea che magari non facciamo del male a nessuno. Ma finché questa responsabilità, anzi da qua, non sarà di tutti noi, purtroppo lo stress continueremo a avercelo e continueremo a stare male noi e le altre persone probabilmente con cui veniamo a contatto. Detto ecco, questo, diciamo... era la premessa che volevo fare, perché oggi me lo devo al culo questa storia che ho sentito da mia madre. Ecco, il momento, no? Ecco, il momento Giovanni, concludiamo diciamo questa parentesi, direi che la responsabilità è un tema, è una parola molto interessante, Giovanni. Secondo me, diciamo, io vorrei legarla poi al tema di oggi, no? Che è lo stress. Diciamo, grazie per questo anche... hai legato comunque la tua esperienza anche al contesto storico, quindi molti di noi staranno vivendo questa tua situazione, perché ovviamente insomma non voglio continuare diciamo sempre a parlare della stessa cosa, ma è una situazione che sta coinvolgendo tutti, insomma, perché si sta diffondendo tantissimo questo virus. Però ecco, se ci pensiamo, in realtà noi abbiamo una responsabilità verso noi stessi, perché ritornando al tema dello stress, lo stress non è una cosa che ci cade dall'alto, perché noi possiamo ovviamente diciamo intervenire fino a un certo punto sulle situazioni, ma molte volte
non siamo così, diciamo, responsabili, ditemi poi cosa ne pensate nei commenti, anche insomma tu Francesco e Giovanni, nel gestire la nostra vita, le nostre, diciamo, priorità, o nel volerci bene, ecco, se vogliamo andare proprio al punto, no, della, diciamo, del fattore psicologico di come intervenire allo stress, volerci bene, voler bene, come hai detto tu Giovanni, ai nostri cari, e prenderci le responsabilità delle nostre azioni. Quando, per esempio, ritornando allo stress, perché poi dovremmo parlare, vorrei parlare di sistema immunitario e dare la voce, insomma, la parola a Francesco, perché avevo scritto una cosa qua, ed è insomma una cosa che possiamo dire, diciamo, a gran voce, giusto Francesco? Adesso non ho i riferimenti scientifici, ma possiamo fornirveli. Lo stress cronico, cioè quello che, di cui parlava Giovanni, che è uno stress che noi affrontiamo in maniera, diciamo, periodica, continua, cioè non è uno stress acuto, che è uno stress momentaneo, che abbiamo detto che è utile per farci attivare, no? Per attivare l'organismo. Lo stress quando diventa cronico, quindi il burnout di cui parlava Paolo, o comunque tutte altre cose, no? Che ci possono, diciamo, capitare sul lavoro, sulla situazione familiare, come diceva Giovanni. Guardate come, insomma, spero che avete capito cosa voleva dire Giovanni, cioè la sua situazione di sentirsi responsabili della salute delle persone intorno a sé, insomma, ma comunque tanti altri casi possono essere, diciamo, visti in questo caso, in questo, diciamo, contesto. Ecco, lo stress quando è cronico, purtroppo ci crea una serie di sintomi, che forse insomma molti di voi conoscete, insomma, dalla somatizzazione, appunto lo diceva anche Antonella, dall'ansia, ma somatizzazione vuol dire che uno stress psicologico, purtroppo, perché mente e corpo sono legati, lo diciamo da una vita, insomma, no Francesco, nelle tue dirette lo dici sempre, lo dici nel tuo libro, cioè lo stress è una, diciamo, una bomba ad orologeria che poi va a scatenare una serie di reazioni nel nostro corpo, e quindi, tornando a prima, abbassa le difese immunitarie, e quindi in questo momento è come se ci stiamo auto, comunque, come dire, ci stiamo mettendo in pericolo noi stessi, perché quanto è importante avere un sistema immunitario. Ci stiamo facendo male. Certo, perché è importante avere un sistema immunitario che funzioni bene sempre, però quanto è importante in questo momento storico, no? Perché quante volte, diciamo, ne abbiamo parlato, ma appunto quante persone non si sono ammalate e non si stanno ammalando, io posso portare il mio esempio, insomma, ma comunque in generale, è andata bene? Non lo so, comunque io direi di pensarci a questo sistema immunitario, cioè adesso siamo arrivati a 847 persone, quindi insomma, fateci sapere, ecco, anche voi con i commenti, se siete d'accordo. Buonasera comunque, a tutti. C'è stato scusate, eravamo 400, 500 fino a poco fa, adesso siamo quasi raddoppiati, sì, sono, diciamo, felice. Sono saliti, qualcuno saluta, buonasera Antonella, scusate il ritardo, probabilmente qualcuno si è collegato dopo, quindi non vogliamo né prendere le parti, insomma, di scelte personali, noi vogliamo, io credo che sia giusto però parlare di, ecco, Imma, vedi che brava Imma che fa l'allenamento, ciao Imma! Che è arrivata adesso, no. Probabilmente molti sono arrivati adesso perché insomma qualcuno stava facendo altro e Imma si stava allenando. E allora, volevo allacciarmi, dai, a quello che diceva Imma, perché io, allora, il contesto non ne parleremo più del contesto, perché lo sappiamo già che questo contesto è così, non è una diretta fatta per parlare di Covid o parlare di vaccini, ci mancherebbe, sì, che ognuno è libero di fare quello che uno vuole nelle scelte personali. La diretta è soprattutto perché parlare di questo mal du siècle, no? di questo stress. E io in una diretta che abbiamo fatto insieme, non so se c'era pure Giovanni, ma sicuramente c'era Ileana, che abbiamo parlato sempre della gestione, sì, dello stress, una delle cose che mi hanno colpito, che diceva Ileana, era cercare di delegare, cercare di, ha dato, cioè, dei consigli, sì, pratici, sì, li ripetiamo. Ok, sì. e poi li ribadiamo oggi, perché è la cosa giusta ripetere, e ne aggiungeremo pure altri. Una cosa che sta dicendo Katia, che lo sport aiuta a ridurre lo stress, io dal mese di agosto sui miei social ormai sto postando, sembra, qualcuno mi ha detto, ma che è diventato un personal trainer, che è diventato, pensavo che si occupasse di nutrizione, ma ora si occupa di attività fisica. No, io sto postando le mie foto quando mi alleno, perché da agosto lo sto facendo in maniera continua,
continua. Ho cercato di tipo di mettere di dire degli appuntamenti nella fase finale del giorno e andare in palestra. Ho cercato di andarci alle sei del mattino, puntare la sveglia, andarci alle 6:30 nelle palestre, quelle che come si chiamano, quelle che non chiudono mai, no? Nelle palestre. Cioè ho cercato di adottare una serie di cose, perché mi sono reso conto che facendo sport si scarica molto questo cortisolo, questo stress cronico che ti parlavi prima, e a parte far bene a livello fisico, nel senso che io ho delle protrusioni alla lombare, nel senso che facendo sport, rafforzando un pochino tutta la muscolatura, mi fa assolutamente bene, quindi stai bene proprio a livello fisico, vengono liberate delle endorfine a livello cerebrale, insomma tutto quello che volete sullo sport come farmaco vero e proprio, perché il vero farmaco che non ha effetti collaterali è lo sport. E poi sicuramente in questo caso, buttando via stress, vai a rafforzare le difese immunitarie, perché ovviamente scarichi tutte le tensioni. Io concludo gli allenamenti sempre facendo la parte finale dello stretching, ma veramente sto tanto tempo nella parte finale, nella saletta dello stretching, no? E quindi, ma guarda, certe volte mi viene a chiamare l'istruttore della palestra e dice: ma io credo che tutte se ne hanno andati tutti, invece a me mi trovo ancora attaccato a una sbarra, attaccato a qualcosa, che sto stretchando, mi sto allenando. Ma questo per dirvi che cerchiamo di sfruttare anche queste festività, questo momento, no? Che abbiamo un po' più di libertà, tra virgolette, per fare delle cose. A parte Giovanni che non può uscire da casa, ma si può allenare pure a casa, no? Anche mangiare. Potresti prendere un video e fare un po' di esercizio, no? Ma intendo dire che la tentazione quando sei a casa è quella di nutrirsi principalmente, di mangiare. Quando uno è stressato, sta chiuso in casa, mangia, c'ha la fissa per mangiare. Ma io vi dico una cosa, vi lancio una cosa: ma con lo stress si ingrassa o si dimagrisce? Bella domanda. Pensiamoci, perché che dite? Ecco, provate a rispondere, perché io sarei felice di rispondere a questa domanda, perché molti forse io mi immagino la risposta. Nelle parole di Giovanni c'era un po' una parola che faceva pensare a qualcosa di questo di questo tipo qua, no? Ma pensiamo a rispondere a questa domanda, poi ve lo dico dopo. Intanto scrivete nei commenti se questa cosa qui porta lo stress, ci fa ingrassare o dimagrire. Poi sono curioso di capire cosa rispondete. Io vedo, sono sorpreso di vedere tanti dimagrita. Io non dimagrisco, allora, mai. Visto che lo state accennando, ormai ci sono, ve lo dico. In realtà il fatto di mangiare di fretta e di privilegiare junk food, ovviamente perché si cerca di si mangia cibo spazzatura, tende a far accumulare ovviamente centimetri sulla nostra pancia, questo ovviamente è vero, ma non sono pochi coloro che in periodo di forte stress perdono peso in maniera involontaria sotto effetto della noradrenalina. Esatto. Che presente in eccesso induce l'organismo a bruciare più grassi. Quindi attenzione, c'è il doppio, e quando io dico che c'è una doppia via nel caso del discorso del peso e dello stress, perché alcuni ovviamente possono accumulare grasso, altri per effetto di quell'altro ormone della noradrenalina possono perdere peso e dimagrire. Attenzione che questa è una cosa che molti l'hanno per scontato: sono stressato e prendo peso, invece si può arrivare anche alla cosa opposta. Quindi la risposta è dipende, e mi permetto di dire, Francesco, insomma aggiungo che qualcuno aveva già detto che il problema è anche il binge eating, chiamiamolo insomma anche in termini
tecnici, ma anche meno tecnici, il fatto che sotto stress si tende purtroppo a controllare, cioè diciamo può essere, non è per tutti, però a mangiare diciamo male o comunque ad avere quelle classiche abbuffate perché c'è una sorta di diciamo di investimento del cibo, no? Come se fosse un po' un qualcosa che ci possa consolare o comunque ci possa dare. Di che ne pensi, Giovanni? Insomma, a livello psicologico il cibo poi non ne potremo parlare in un'altra diretta perché ha un significato molto importante. Quindi, quando si è stressati, a volte si tende a mangiare in modo disordinato, soprattutto a usare il cibo come in maniera consolatoria, insomma, in maniera compensatoria. E quindi, ecco, per esempio, Katia dice lei, diciamo, lo stress blocca l'appetito, però c'è anche qualcosa di fisiologico. Sì. No, Credo quello che dicevo, volevo giusto concludere quel discorso della noradrenalina. Quella agisce anche sulla bloccare il senso di fame. Quando sei Com'è sotto almeno stress, quando si suol dire, è uscito Giovanni, abbiamo perso sì, Giovanni, abbiamo perso tornerà, un po', tornerà, tornerà. però è caduto. Stavo dicendo che quella noradrenalina chiude, a volte si dice ho lo stomaco chiuso, ma che vuol dire? Perché proprio Sì, bravo. questo discorso che non ti fa poi avvenire, non ti fa più mangiare. Quindi è la parola che diceva Monica sopra, dice Dipende. dipende dalla persona, alcuni fa ingrassare, altri fa dimagrire. Penso che È questa vero. ha racchiuso una verità che sta in mezzo, quindi fa dimagrire o fa È ingrassare. vero. Oggi sapete da questa diretta che può Dipende. fare, dipende da una cosa o dall'altra, può far ingrassare o dimagrire. Sì, Giovanni, voleva dire qualcosa su questo? Ma una piccola cosa, sotto l'ombrello dello stress noi mettiamo un sacco di roba. Una delle cose che sto cercando di fare ultimamente è rendere i discorsi psicologici che normalmente sono un po' fuffosi perché parlano di argomenti fuffosi, non concreti, mentre, per esempio, Francesco, tu parli di cose molto più concrete, anche dal punto di vista dell'allenamento o del cibo. Invece il discorso psicologico è generalmente molto astratto. Pensate alla parola stress, ma che vuol dire stress? Può voler dire mille cose. Può voler dire lo stress del troppo lavoro, lo stress del troppo studio di un familiare che ha delle difficoltà, di un figlio che cresce. È tutto stress. In realtà questo stress spesso è un miscuglio di tante cose che ci abbiamo dentro. Può essere il desiderio di raggiungere un risultato che ci siamo messi, che è molto difficile da raggiungere, dare 5 esami a febbraio. Può essere il desiderio di allenarsi perché devo assolutamente perdere 4 chili. Quello è uno stress, mi sto stressando. Può essere il desiderio di fare. Devo raggiungere assolutamente un risultato lavorativo di varia natura. Tutti questi sono degli stress che però nascondono dietro a volte ansia, a volte rabbia, a volte paura di non farcela. Noi racchiudiamo facilmente: a questo periodo sono stressato. È come dire, come stai? Sono nervoso. Nervoso non significa molto. Significa che sei arrabbiato con chi? Col tuo capo, perché? Perché ha fatto questo, questo e quest'altro? E tu come ti sei sentito? Mi sono sentito offeso. Per dire, mi ha offeso, mi sono sentito insultato. Guardate come dietro la parola stress ci può essere: ho paura di cosa? Del professore, perché? Perché mi boccia e quindi perdo la borsa di studio. E quindi che succede? E poi è un casino perché non ho i soldi per continuare a fare l'università. Quello era stress, la parolina stress. Di conseguenza, alcuni reagiscono magari mangiando. Questo perché quando stress significa non ho soddisfazioni di alcun tipo, purtroppo questo può voler dire che le ingerisco le soddisfazioni. In altro modo, stress può voler dire sono troppo sotto pressione e quindi non mangio, non mangio. Eh sì, eh Vedete, sì. Eh demotivazione, rabbia, dolore. sì, eh Cioè, sì. Ci sono, stress non vuol dire sì. niente. Imma. Sì, ci sono, diciamo, molti commenti, diciamo, Imma appunto l'hai già citata, ma anche, insomma, Orsola, giustamente, quello che stiamo dicendo dall'inizio,
che la pandemia ha portato forti stress, ma per tantissimi motivi, no? Insomma, non solo per la paura, diciamo, della salute, del settore salute, ma tantissimi altri stress, dalla DAD ai problemi lavorativi, problemi certo. economici, insomma, tantissime cose. E ecco, anche Paolo, no? Come diceva, come dicevi tu, Giovanni, insomma, responsabilità, carico emotivo, ma anche stress dovuto alle persone. Certo. Ecco, poi magari alla fine diamo un po' di consigli, tra cui, insomma, anche no, le persone di cui ci circondiamo, insomma, sono molto importanti, perché a volte ci sono delle persone che si focalizzano su alcuni diciamo fattori negativi, no? E quindi, insomma, comunque volevo insomma essere solidale con Concetta, insomma, credo si chiami Concetta, perché anch'io, insomma, non sono mai dimagrita per lo stress. È una gioia. Insomma, facciamo parte, mai una gioia davvero, pure con l'ipotiroidismo, niente, cioè praticamente devo, insomma, seguire. Allora, volevo un attimo rispondere in maniera organica su questa storia, sì. Perché lo stress, sì. Parliamo di cortisolo, dai, parliamo esatto. di ormone che quando è in eccesso va ad inibire la visto che avete chiamato in causa la tiroide, cavallo di battaglia. Ovviamente sotto stress, sotto quel cortisolo ti fa un dispettuccio, ti fa bloccare la conversione dell'FT4 e dell'FT3. E quindi quando l'FT3 ovviamente non agisce e c'è più formazione di RT3 che il reverse, ovviamente tu lì la funzionalità della tiroide non è ottimale. Vi ricordo che la ghiandola metabolica più importante è la tiroide 1. Sotto, quindi io parlerei più di cortisolo. Il cortisolo fa tanti danni dappertutto quando noi parliamo di quando siamo in eccesso. Come diceva Giovanni, giustamente uno si può buttare sul cibo, ci possono essere delle ripercussioni. Io leggevo un lavoro addirittura su stress, cervello e malattie. Che leggevo questo lavoro che parlava che lo stress rappresenta un forte fattore di suscettibilità nel contesto di molti disturbi, addirittura psichiatrici, per la depressione, disturbi dell'umore, addirittura per la schizofrenia, cioè una malattia abbastanza grave, che ovviamente ho studiato tanto, sta patologia della mente particolare. Quindi purtroppo ci sono tanti danni a vari livelli, a livello endocrino, a livello metabolico, a livello mentale. Penso che Giovanni, credo che ci siano anche a livello mentale ripercussioni anche sulle sinapsi neuronali, quindi riallacciandomi a quello che dici tu, l'apprendimento, quindi la persona sotto stress credo che non... Questo è un argomento interessante. Me l'hanno chiesto stamattina un'altra persona, me l'ha chiesto stamattina, ha un nickname su YouTube, mi chiedeva perché io non riesco a studiare in questo periodo, che cosa mi sta succedendo, non riesco più a fare niente. E io ho detto, guarda tesoro mio, che te devo dire, come stai? No, perché mi sono messo, infatti, gli esempi che vi ho fatto prima dei 5 esami piuttosto che di altre cose sono presi dalla vita reale, da quello che mi scrivono gli allievi e i memoviani della community. Quando ti metti tanti obiettivi difficilissimi, quasi impossibili, che ci mettiamo degli stress impressionanti, quando hai i familiari che ti pressano, devi cambiare casa perché quella che dove vivi non te la puoi più permettere, hai una qualunque malattia, una qualunque difficoltà, anche un piede che ti fa male e quindi non riesci bene a camminare. Una dottoressa a cui ho voluto molto bene, a cui voglio molto bene, una volta mi disse: non si soffre per i grandi problemi, ma per le piccole cose sommate. Piccole, poi dipende dalla prospettiva. In questo caso, quando noi abbiamo un carico di tante cose durante la nostra vita che ci buttano addosso, ci appesantiscono sulle spalle, ne sentiamo proprio il carico. In inglese quello è stress, il carico è stress, lo stress è quello, è un sovraccarico. Se ci sovraccarichiamo, già ci sovraccarica il mondo, le persone,
le persone vicine, i colleghi, come dicevamo, gli inconvenienti di ogni giorno, più ci sovraccarichiamo, ci stressiamo anche noi, questa sommatoria di elementi occupa enormi quantità di risorse cognitive e di energie. Cioè il consumo di energie che porta a dimagrire, come raccontavamo prima, è lo stesso, non è lo stesso, è un parallelo del consumo di energie fisiche e mentali a scopo produttivo o meno produttivo. Non dimentichiamo che le famose seghe mentali sono un consumo di energie mentali a scopo non produttivo, quindi non è lavoro propriamente, nella definizione del giuridica del termine. Inoltre occupano delle aree del cervello che sono deputate a fare altro. Noi tendiamo molto a suddividere il cervello, secondo concezioni degli anni 70, in quella parte che fa quello, quella parte che fa quell'altro. Si parlava un tempo di cervello destro e sinistro, queste stupidaggini. La verità è che il cervello è uno, fa tante cose, è quello che ti prepara il panino, che va a fare la spesa, che paga le bollette, che studia e che lavora, che si ricorda dove prendere la macchina, dove ha messo le chiavi della macchina o dove ha parcheggiato la macchina, insomma tante cose. E quindi se il cervello è occupato a fare quelle cose, cioè a farsi segmentare piuttosto che a stressarsi, a cercare di risolvere i problemi quotidiani e veri o futuri, o a pensare al passato, per esempio, con i famosi rimpianti e rimorsi, non ha spazio letteralmente, cioè non ha energie per fare il resto, e quindi non riesci a studiare e lavorare, o non riesci a studiare e lavorare bene, oppure ti scordi dove hai messo la macchina, oppure, cioè è come una coperta troppo corta, da qualche parte deve togliere. È vero. Io volevo aggiungere una cosa, che poi, per esempio, il ruolo che ha il sonno. Sì. Noi ce lo dimentichiamo, il sonno è fondamentale nella nostra vita, no? E durante lo stress, la prima cosa che dico i primi sintomi, le prime avvisaglie, qualcosa che non sta andando bene, sei, come ha detto prima Giovanni, sei sovraccarico. E quando cominci a svegliarti più spesso di notte, quando cominci a vedere la sveglia alle 2, alle 3, alle 4, alle 5, ti svegli la sveglia, prima che tu la sveglia già sei sveglio. E qua vuol dire che il tuo, e c'è una domanda che fa Ezia, dice è utile prendere il GABA? Allora, innanzitutto noi abbiamo un sistema ortosimpatico e un sistema parasimpatico. L'ortosimpatico è quello che è l'acceleratore, il parasimpatico è il deceleratore, il freno. Il parasimpatico agisce di notte, l'ortosimpatico agisce di giorno, no? Ci sono i due sistemi. Noi dobbiamo cercare, a volte nelle fasi di stress, chiamiamolo di stress, perché usiamo stress negativo, quando perdura nel tempo, si attiva molto l'ortosimpatico, sei sempre in accelerazione, e questa fase di accelerazione poi durante la notte la paghi perché quando il sistema non va in parasimpatico tono, cioè non va a frenare, tu ti svegli alle 3, alle 4, alle 5, alle 6, guardi la sveglia, la mattina ti alzi e dici sono stanco come se mi fosse passato sopra un treno. Ecco, la prima cosa, quando uno vuole capire un po' dei segni clinici della persona, dici ma come hai dormito stanotte? È un disastro. A che ora ti sei svegliato la mattina? Non ne parliamo proprio. Quanti caffè hai preso? Ne ho dovuti prendere 10 perché solo il caffè mi dava quella sensazione. Allora, già da queste tre cose che ho detto prima, possiamo rendere conto che stiamo messi male, ma veramente male. Ecco, e giustamente riallacciando a quello che diceva Giovanni, credo che rendi male anche nello studio, nel lavoro, certo, nelle prestazioni mentali, perché poi è un accavallarsi di pensieri, di situazioni che non ti fanno ovviamente rendere bene. Ovviamente è una macchina che sta funzionando, l'hai portata troppo ad alta velocità sta macchina, no? L'hai sforzato troppo sto motore, che ha cominciato a darti i primi segnali di avaria.
cominciano a uscire le varie spie, avaria, motore, gomme che non vanno bene, spia pneumatici, quindi in pratica il corpo i segnali ce li dà, ma noi siamo sordi a non ascoltare i nostri segnali. Questa è un'altra cosa che voglio dire, perché noi il corpo è perfetto, noi i segnali ce li dà, ma è come andare, mentre è uscita avaria motore, andare a fermarci dall'elettrauto e dire vabbè, ok, basta, spengo la spia, che non mi piace questa spia avaria motore, perché mi sta antipatica, è troppo lucida, da troppo, mi colpisce troppo l'occhio, la voglio spegnere. L'elettrauto ti dice sì, la spegniamo sta spia, certo che la spegniamo, però al prossimo... Non so fino a quanti chilometri ci puoi fare con se te la spegne e poi è la macchina prima o poi ti darà il saluto finale. Esatto, di solito sì. Quando diciamo queste cose poi c'è anche un forte pensiero che è quello tipo sì, ma io non posso fermarmi. Bravo. Ed è vero per alcuni. Sì. Cioè alcune persone non possono materialmente fermarsi perché hanno delle situazioni lavorative, familiari o di studio che non permettono di fermarsi. E credo che il maggior lavoro nostro dovrebbe essere proprio nell'aiuto di queste persone, perché qualunque persona, una Monica, Francesca, Giuseppe, Luigi, nomi a caso, che fanno un lavoro dipendente e quindi la mattina si devono alzare a una certa ora e la sera vanno a letto con le ansie, le paure che il giorno dopo non vada bene, e in più c'è anche mio figlio che, e in più c'è anche quel litigio con mia moglie, e in più c'è anche quando iniziano gli e in più c'è anche e c'è quel sovraccarico, tutti succede quello che capita tanto con i libri di sviluppo personale. Avevamo una discussione con un memoviano recentemente che si col nickname per Aspera d'Astra, per la difficoltà, attraverso le difficoltà si arriva alle stelle, bellissimo il suo nickname. Chi non può, chi legge i libri di sviluppo personale, per esempio, fa i corsi, sta cercando una soluzione. Le soluzioni proposte vanno bene per chi fa i corsi di sviluppo personale, non per chi li fa, per chi li produce quei corsi. Le sue persone sono già arrivate, non hanno grandi difficoltà di vita magari, hanno avuto successo, e ti dicono in un certo modo, sì, guarda, io ti faccio vedere le mie cose, ti mostro le mie magie, le mie pozioni magiche, molto teoriche, che nella pratica non funzionano troppo spesso, perché la pratica è di... come diverse persone stanno scrivendo, io non mi posso fermare, quella è la mia pratica, io ho un parente malato a casa da accudire, io ho un lavoro che non mi soddisfa e non posso cambiare, perché posso lasciare la mia famiglia col sedere per terra perché voglio cambiare lavoro perché sono troppo stressato, mi spaventa molto questa cosa, ho paura, non posso andare a vivere a Fuerteventura, mi dispiace, devo pagare le tasse, e tante, e ho paura di non farcela, mi stresso per tanti motivi e ho un po' delle vie d'uscita un po' chiuse, ed è molto facile dare consigli, per esempio come quelli che dicevamo di sviluppo personale, quando poi questi non funzionano per chi è in quella strada un po' a senso unico. Credo che noi dobbiamo in qualche modo trovare delle soluzioni alternative e dare spesso, Eleana, Francesco, delle soluzioni alternative per persone che hanno bisogno veramente, per quello all'inizio ho detto la roba pratica, non sì, esclusivamente sì. Teorica. Poi... Giovanni, questa domanda, cosa si può fare? Dacci una soluzione pratica, perché in questa situazione che hai raccontato ce ne sono tante persone. Sì, sì. E ci sono anch'io. L'ho detto per questo. Sì, l'ho detto per questo. Abbiamo una soluzione. Cerchiamo di dare... Per esempio, una soluzione che tu dicevi prima, Francesco, del sonno. Molto spesso si dice di dormire tante ore a notte perché è necessario dormire tante ore a notte. Io, per esempio, a volte questo non posso farlo. Letteralmente perché vado a letto la sera che devo finire delle cose per quel giorno,
non posso tirarmi indietro, lo devo fare, non mi sto guardando la televisione, cioè, mi piacerebbe, ma non lo posso fare, devo andare alle 10, sono andato a letto alle 2, stamattina alle 8 io ero sveglio, non potevo, ma bisogna dormire 8 ore a notte, bene, bravi, dormite 8 ore a notte, io alle 8 devo stare in piedi stamattina, perché dovevo per forza. Durante la notte, quando mi sveglio, non è che io posso rimanere, vedete, capita, no? Leggo Serena, Paolo, le soluzioni sono nei rapporti umani, nella cura dei rapporti umani. Katia, in tanti non ci possiamo fermare, Imma, Serena, tantissimi stanno scrivendo la stessa cosa. Bene, quando non vi potete fermare, non fermatevi. Dovete trovare soluzioni creative, letteralmente, significa dormire quando potete, letteralmente. Se non potete dormire durante la notte per 8 ore e dovete purtroppo abbreviarlo perché la vostra vita è fatta così, cercate di dormire durante la giornata in momenti in cui avreste lavato i piatti, non riuscite a lavare i piatti, compratevi la lavastoviglie. Adesso questa è una stupidaggine, sì, che sto dicendo, per dire, cioè la soluzione alternativa, ma io ho tante cose da fare durante la giornata, ok, devi fare una scelta, ci vuoi arrivare vivo alla fine del mese, vuoi arrivare intero o ti vuoi ammalare, o poi vuoi dire oddio non ce la faccio più, non ho ascoltato i segnali dell'organismo come raccontava Francesco, ascoltali, non riesci a dormire abbastanza, devi dormire durante la giornata e devi togliere altre cose. Devi togliere altre cose, sì. E questo è molto importante per quei libri di sviluppo personale che raccontano che il tempo si crea, queste favolette, queste frasi che fanno molto effetto. Insegnami magico, la favola magica, Giovanni, non lo so creare. Esatto, il tempo si crea, però non si crea, il tempo si taglia di qua e di là e si sceglie come usarlo. A volte questo tempo deve essere dedicato a, esatto, sono scelte, Patrizia, a volte devi scegliere se pulire il bagno tutti i giorni o dormire mezz'ora in più in quell'ora che avresti pulito il bagno. A volte devi scegliere se è veramente così importante rassettare la casa tutti i giorni e pulire il salone, spolverare tutto, oppure fare mindfulness. Questa è la scelta che garantisce di avere il tempo per il sonno, il tempo per la mindfulness, per dire, perché ho visto che l'hanno citata in tanti poco fa, sì, il tempo per prendersi cura di sé, il tempo per l'allenamento, che è importantissimo. Io sono rinato, vabbè, adesso è durata poco, vabbè, però sono rinato quando mi sono iscritto in palestra, ho detto che meraviglia, ne esco proprio contento, la mattina vado, mi rialzo che sono allegro perché mi sono allenato la sera prima. È una ma io non posso perché devo assolutamente, guardate, i modali, gli inglesi ci insegnano che i verbi modali sono una trappola e allo stesso tempo sono una garanzia di felicità, volendo. Quando iniziamo a dire non posso, non posso, devo, bisogna, queste cose in persona, bisogna, ma devo, non sappiamo mai a chi lo dobbiamo, a chi bisogna, guardate, bisogna, a chi ne ha bisogno, devo pulire il bagno tutti i giorni, a chi lo devi di pulire il bagno tutti i giorni? E molte persone istintivamente dicono a me stesso, a me stessa, non è vero, lo devi a qualcun altro, lo devi a qualcos'altro, e quindi quel modale diventa una trappola, una gabbia in cui l'uccellino canta ma non può uscire, e lì avviene il sovraccarico di stress. Bellissimo. Aggiungo tante parole, anche perché quello che hai portato prima, Ileana, il saper dire di no, io l'ho imparato proprio da te. Sì, il saper dire di no, che significa? Cerco di applicare quello che diceva Giovanni, concorda pieno di quello che ha detto, perché se ci sono delle scadenze, delle cose, non puoi dire non le faccio o demando o se faccio saltare tutta l'aria, ci sono cose ovviamente importanti, è fantastico. È quello che ha detto Giovanni, però saper dire di no è altrettanto sacrosanto. Io l'ho imparato addirittura dalle dirette che abbiamo fatto insieme. Questo che vuol dire? Se tu, io parlo della mia esperienza personale,
io in una giornata riesco a vedere 10 persone, io ne vedo 9 e me ne vado in palestra. Bravo. Cioè, e allora, che cosa è successo? Ho detto no, una persona, quelle 2 ore che dovevo impegnare con la persona, mi dispiace per la persona, però ti vedrò domani, ti vedrò fra 10 giorni, ti vedrò fra un mese, però se non sappiamo dire di no, ho un'altra parola bella che diceva Ileana tempo fa, è il delegare. Fatti aiutare, se tu non ti crei un gruppo di lavoro, io sto parlando anche di un gruppo di lavoro, eccetera, eccetera, allora dici, vabbè, questa cosa la fai tu, gli dai fiducia, certo. La controllo io il lavoro si diventa meno pesante. E poi volevo rispondere a una domanda, ormai sono andate talmente tante, sono le domande, stanno scorrendo, non riesco, ne ho visto una che comunque anche io ne ho perso. Turno è vero, non si può, non si recupera, purtroppo il sonno notturno è quello migliore, no? Noi parliamo di qualità del sonno, non di quantità del sonno, perché tu puoi dormire anche 5 ore, certo, ma fatte bene, quindi è la qualità. Innanzitutto parliamo di qualità del sonno. Poi il sonno notturno ovviamente non è recuperabile appieno, però se dobbiamo trovare delle soluzioni, come sta dicendo Giovanni, ovviamente le devi trovare tagliandoti il pisolino nell'arco della giornata, ma anche ti basta pure quei 45 minuti, quell'oretta, non è che devi dormire tutto il pomeriggio, perché poi dormire tutto il pomeriggio diventa controproducente, perché poi a un certo punto ti rincoglionisci, scusate la parola, perché poi hai dormito tutto il pomeriggio. No, ma basta quella famosa oretta, mezz'oretta, tre quarti d'ora per cercare di... Questo non lo sconsigliano gli studi degli spagnoli, che parlano di questa cosa qua, che non viene sconsigliato la famosa pisolino del dopo pranzo, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo cercare di darci una regolata comunque nella nostra vita, questo è assolutamente le scelte, guardate. Dobbiamo fare delle scelte. Ci sono degli esercizi che io ho proposto di recente, come vi raccontavo nel libro, umilmente ho voluto proporre in Liberio, perché se, al di là del perché, li ho sperimentati su di me, hanno funzionato, e quindi questo del sonno, del ritagliare il sonno secondo degli schemi particolari, dei cicli, e il tempo modulare, quello di cui ho parlato nel libro, il tempo modulare non è altro che almeno per iniziare, cioè io non amo l'idea che ci si inquadri e si faccia una cosa sempre allo stesso modo, schematico, ognuno deve trovare il suo modo, che ha valore in quanto è applicabile nella sua vita. E il tempo modulare è una divisione iniziale del tempo, del proprio tempo, dire io ho questi moduli e i moduli sono generalmente orari, attenzione, generalmente orari, non per forza 60 minuti, ogni modulo è da dedicare a un'attività, a volte alcuni moduli sono da dedicare al sonno, ma non necessariamente nell'ordine che ci è stato insegnato del dormire e poi stato di veglia, c'è un'alternanza. Quando però fai questo, se vuoi fare il lavoro del tempo modulare che funziona, ve lo garantisco, perché altrimenti io non riuscirei a fare tutte le cose che faccio. Non ve le sto a raccontare, non è un vanto, nel senso che riesco a farle e riesco a resistere a questa dose di lavoro mostruosa, stiamo parlando di 14, a volte 16 ore al giorno, perché lo divido in questo modo, perché all'interno infilo a volte delle altre attività, ma sono delle attività divise in ottica prioritaria secondo un sistema di sfere, per cui alla base ci sono poche attività fondamentali su cui poi si poggiano delle attività un po' in più. Ecco, la scelta, prima parlavamo di priorità, il tempo modulare concentrato e si basa, quindi tempo modulare concentrato si basa sulla scelta all'inizio di quali sono le cose prioritarie. Se sbaglio le priorità
all'inizio, o mi incasino, o do delle priorità sbagliate, come dicevamo prima, ho detto per giocare, pulire il bagno, perché conosco tante persone che hanno bisogno di pulire il bagno assolutamente tutti i giorni, perché se no cosa succede? Se la scelta delle priorità è sbagliata, poi ti ritrovi dopo 2 mesi che ti lamenti che sei stressato o sei stressata, ci credo. Sei andato a allenarti tutte le sere, tutti i giorni, che cascasse il mondo e ti sei distrutto perché era assolutamente indispensabile andare a allenarsi tutte le sere, però poi quello l'hai tolto magari a ore di sonno, o a ore in cui potevi riposare un attimo, rilassarti, prenderti del tempo per te, perché stare con i cari, stare con una persona cara, perché a volte il maggiore antistress, prima, se non ricordo male, scriveva Paolo, il maggiore antistress è stare con una persona cara che ti abbraccia e dice oggi ci rilassiamo, poi ci guardiamo un film insieme, e a volte non ce lo permettiamo perché devo, eccolo là che torna, devo andare in palestra, devo... Assolutamente, devo, tutti questi devo, questi bisogna, che sono, denotano che abbiamo sbagliato, cannato completamente le priorità alla base. E quindi, siccome le priorità a sfere, no? Dovete immaginarla come una piramide di sfere. Ci sono delle grosse priorità di base che vanno mantenute salde, perché se poi ci metto le sfere superiori, che sono un po' più piccoline, e quelle ancora sopra, che sono più piccoline, sono le cose meno importanti, non direi priorità, e mi casca una di quelle di sotto perché era sbagliata o messa male, mi casca tutto il castello di sfere. Molto interessante, ma ne parli nel tuo libro di questa... Ne parlo in Liberio, sì, ne ho parlato in Liberio perché è una cosa che ho fatto per un anno, tondo, tutto il 2021, e ha funzionato, come potete vedere. Sì, è lui, il mio ciccino, il mio nuovo ciccino. Ok. Un anno di passione. Una domanda che volevo rispondere è questa qui, no? Che è una domanda che molti si diranno, ma è collegato anche col fegato, lo svegliarsi? Sì, perché c'è un... dobbiamo capire il ruolo del fegato. Il fegato ci ripulisce da tossine, e quindi vuol dire che se quando sta lavorando durante la notte produce tante tossine, tant'è vero che quando ci svegliamo ci troviamo anche la lingua impastata, vuol dire che il fegato ha prodotto tante tossine, e quindi magari anche c'è questa correlazione in cui che ovviamente ci dice Carmela sul fegato. Questi non in molti la sanno, però il fegato, occhio al fegato, perché è un organo anche importante. Cioè, volevo giusto, mi ha colpito all'occhio questa cosa qua. Non rispondere. La cosa non la sapevo, interessante. Giusto, molto interessante. Invece prima avevo messo in evidenza il commento di Carmela che diceva proprio questa cosa, ama, il tuo prossimo come te stesso, ma in realtà volevo evidenziare questa frase, diceva finora correvo per tutti e non mi ascoltavo. Ecco, era questa frase che mi interessava, sottolineare, perché appunto certo. Un'altra cosa, abbiamo parlato di scelte, di priorità, abbiamo parlato anche di situazioni molto molto interessante, Giovanni, quello che abbiamo detto, perché come hai detto tu, cioè non è detto che ci sono situazioni in cui possiamo sottrarci, no? Ci sono delle situazioni particolarmente stressanti, situazioni dove magari lavorativamente l'azienda ci chiede di dare di più, ecco, durante la pandemia, dove ci è stato chiesto di fare di più, diciamo, in alcuni settori, e non possiamo rifiutarci perché quello è il nostro lavoro. Oppure in famiglia ci sono delle situazioni particolari dove dobbiamo appunto spenderci di più. Ecco, se questo però si protrae troppo nel tempo, alla fine dimentichiamo che io dico sempre questa cosa, no? Io adesso do di più, consumiamo la macchina, come diceva Francesco, andiamo, diciamo, in avaria e ignoriamo le spie, poi a un certo punto, basta, cioè, nel senso che arriviamo a un punto dove non possiamo più chiedere al nostro corpo, alla nostra mente, comunque alla nostra persona, di continuare in quel modo. Quindi se non ci ne accorgiamo prima, possiamo anche sottostare, diciamo, alle richieste dell'ambiente, no? Che possono essere lavorative, di studio, di salute, di anche, insomma, di famiglia, però poi a un certo punto poi saremo noi a dover fermarci, cioè il corpo poi ci costringe a fermarci. Ecco, qualcuno parlava di fibromialgia, insomma, sta per uscire il libro di Francesco Caritano, insomma, molto interessante, dove parliamo appunto di questa
condizione, perché non è una malattia, ma è proprio una sindrome, una condizione dove ci sono bisogna ascoltare tanto il proprio fisico durante, diciamo, questa condizione. Ecco, ci sono tante situazioni dove non possiamo ignorare questi segnali. Quindi abbiamo detto, vogliamo poi, insomma, appunto, continuare a dare consigli. Appunto, abbiamo detto, allora, all'inizio abbiamo parlato di responsabilità e insomma mi è piaciuto molto, ne abbiamo parlato, perché noi siamo responsabili verso noi stessi e anche verso i nostri familiari. Quindi, diciamo, cercare di essere consapevoli che le nostre scelte hanno delle conseguenze, quindi cercare di, appunto, dire di no. Abbiamo detto anche questo, saper dire di no. Certo. Dire di no quando possibile, o magari delegare, abbiamo detto, no, chiedere aiuto quando non possiamo dire di no, ma abbiamo, insomma, magari esigenze di aiuto. Ecco, no, saper chiedere aiuto è anche una cosa che non tutti sanno fare, Diciamo, anche io in prima persona sono una abituata a fare tutto da sola, e quindi mi metto, insomma, tra quelli che chiedere aiuto non è facile. Bisogna perché bisogna ammettere di non farcela, no? E quindi bisogna, ecco, volevi dire qualcosa, Giovanni? Neanche apposta oggi leggevo un libro di Kahneman meraviglioso che si chiama Thinking Fast and Slow, pensieri lenti e veloci, e nel suo libro ho trovato qualcosa di applicabile al mondo e che riguarda tantissimo l'argomento stress e salute, e anche soluzioni allo stress, al lavoro, per lo studio e il mantenimento della salute e del benessere. Kahneman parla ha creato una sigla inglese, in italiano non è traducibile, è: dipende tutto da una cosa. Fissatevi questo, dipende tutto da una cosa, cioè the took, dipende tutto da una cosa. Che significa? Che a volte quando noi siamo stressati, per esempio, crediamo che dipenda tutto da una cosa, cioè dipende dal lavoro, dipende tutto dal lavoro, quindi la soluzione è intuitiva: beh, è colpa del lavoro, ho bisogno di una vacanza, dipende tutto da una cosa. Questo problema, Kahneman, che è stato un portavoce anche della psicologia cognitiva per tanto tempo, fa parte dell'euristica della disponibilità. L'euristica della disponibilità è una scorciatoia che il nostro cervello prende, per chi, ovviamente Ileana e Francesco lo sapete bene, però per chi ci ascolta, una scorciatoia che il cervello prende quando ha a disposizione le cose nel mondo e dice, beh, ovviamente, è come dire... Bill Gates, perché è diventato uno degli uomini più ricchi del mondo? Perché si svegliava alle 5 della mattina. Perché io ho letto su alcuni libri che Bill Gates si sveglia alle 5 di mattina e legge tante ore, quindi è quello il segreto per diventare l'uomo più ricco del mondo. Ecco, la ricerca del segreto per arrivare al successo, per ridurre o gestire lo stress, è l'euristica della disponibilità all'azione alla massima potenza. Cioè, io ho disponibile solo quell'informazione o quelle poche informazioni, e credo che quella sia la chiave. Dipende tutto da una cosa. La soluzione è molto semplice, perché dipende tutto da una cosa. Invece noi siamo esseri molto complessi, e a dispetto della grande quantità di cose in comune, perché i cervelli quelli sono, l'evoluzione ci ha creati così, eppure non dipende tutto da una cosa, dipende da tante cose nelle nostre vite. E se crediamo che dipenda tutto da una cosa, per esempio dormire piuttosto che mangiare in un certo modo, piuttosto che fare l'allenamento la mattina ma non la sera, perché la sera altrimenti uno è stanco, cioè dipende tutto da una cosa, rimaniamo fregati, perché quella cosa la proviamo e non funziona. È con l'euristica della disponibilità che è all'azione, e dipendere tutto da una cosa, credendo che dipendesse tutto da una cosa, abbiamo cannato, e quindi non troviamo mai la soluzione ai nostri problemi di affaticamento, di stress, per esempio. È vero, sì, mi allaccio un attimo a quello che hai detto: dipende tutto da una cosa, su quella cosa che avevamo detto inizialmente, alzare le difese immunitarie, dipende tutto dal prendersi la vitamina C. Quindi per dire, cioè, è proprio l'allaccio di questa diretta, perché ovviamente non è
che solamente quello ti fa il risultato. Il risultato è un insieme di cose che stanno nel dormire bene, nel mangiare bene, nel condurre uno stile di vita sano, cioè in generale tante cose fanno il risultato totale, che in questo caso, come avevo detto, visto che la diretta è proprio stress e sistema immunitario, visto che per renderlo efficiente questo sistema immunitario dobbiamo cercare di agire non solo su una cosa, non dipende solo da una cosa. Ovviamente mi piace questa cosa, questa frase, me la giocherò, Giovanni, questa frase, non dipende solo da una cosa, ma effettivamente dipende da un fattore di cose. Occhio, questa è la cosa che devo dire, l'euristica della disponibilità, il dipende tutto da una cosa, viene usata tantissimo nella vendita. Guardate, avete la garanzia. Se sentite qualcuno che lo stress, problema, dipende tutto da una cosa, soluzione, è perché vogliono vendervi la loro soluzione. È vero. È sempre così. Se lo stress dipende solo dalla vitamina C, dipende tutto dalla vitamina C che è bassa, vuol dire che quello ti vuole vendere la vitamina C. Te la vuole vendere, certo, perché la produce. Vero. E via, la faccio io, comprala, chiaro? Quindi... ci giocano tanto le persone che ci vogliono vendere le loro soluzioni univoche e magiche ai nostri problemi, che sono invece molto complessi e articolati. E invece noi non allora, infatti, Giovanni, io nel libro, nel SOS Sistema Immunitario, che mi sono occupato della parte integrativa, e visto che molte domande stanno arrivando sul come utilizzare vitamina C, D e tutto il resto, vedo un po' di domande su queste cose qua. Io questa cosa qua non volevo neanche, cioè l'ho descritta come parte proprio finale, come parte proprio, dici, se tu non pensi a quello che ti ho detto prima, cioè su tutte le cose che abbiamo discusso, non pensare all'ultimo, a prenderti l'ultimo rimedio del momento, ti faranno nulla. Cioè noi dobbiamo pensare pure che se il corpo è infiammato, non le assorbe proprio queste vitamine, queste, la vitamina C, la vitamina D, quello che vogliamo, cioè perché si trova in una condizione che non le vuole, non le accetta, e quindi magari dici, ah caspita, mi ha detto che dipende solo da quello, eppure quella cosa là non mi ha funzionato. Neanche quella va a funzionare, quindi non è perché non ti ha funzionato quello, come quelle persone che mi vengono in studio e mi dicono, dottore, io non posso, anche l'acqua mi dà fastidio allo stomaco. Ma ti sei chiesto se non è l'acqua, è forse lo stomaco che non accetta l'acqua, esatto, perché è talmente infiammato che non accetta. Quindi dobbiamo cambiare la prospettiva, brava. Se non capiamo prospettive, ragioniamo solo su una prospettiva, solo da un lato, la medaglia c'ha due facce, quindi dobbiamo cercare di guardare pure l'altra faccia della medaglia. Se non la guardiamo, facciamo un lavoro fatto male. Altrimenti, Francesco, suggerivi che è come il gioco del dito, il medico che va a toccare il paziente, dice le fa male qui, qui e qui e qui, e il dolore è realmente nel dito. Quindi credi che il problema sia tutto in una cosa, e a volte il problema è tutto in te, quando il problema è altrove e tu non hai neanche considerato che può essere altrove. Ma ripeto, è una cosa a cui dobbiamo fare attenzione, perché se no, come dicevi tu, Francesco, saltiamo da una soluzione all'altra in maniera non creativa e non adattata alle nostre esigenze, alle nostre reali situazioni di vita. E quindi lo stress è una cosa molto complessa e ci danneggia la salute, poi dipende tutto da, danneggia solo il, noi passiamo da una soluzione esclusiva all'altra e non troviamo mai una soluzione, non funziona mai. È vero. Carino quello che hai sentito in Massimo. Volevo aggiungere anche due cose pratiche che a me aiutano tantissimo. Una è ascoltare musica, che è una cosa che in questo periodo, anche io arrivo in questa fase della alle porte del Natale, arrivo sotto un carico molto pesante. Però ascoltare la musica mi aiuta un attimino,
Leggevo pure tempo fa degli articoli su questo discorso qua, no? della soprattutto musica, parlava di musica classica, sì, sì, è vero. Anche se io non ascolto la musica classica, mi sono accorto che a me anche la musica normale piace, quello che piace, proprio scegliere la musica che piace, questo mi porta tanto, tanto, tanto benessere. E poi anche la respirazione, gli esercizi di respirazione, perché noi non sappiamo respirare, gli esercizi diaframmatici sono un po' molto importanti, che poi sono la base yoga, ti insegnano proprio questo in queste discipline, no? Respirare a livello diaframmatico, perché noi dopo, quando nasciamo, cominciamo a perdiamo la respirazione diaframmatica e andiamo sulla respirazione toracica, quindi anche imparare a respirare. Io l'altro giorno avevo, tipo prima di arrivare a questo periodo, avevo questi Apple Watch, che ormai ti dicono tutto, avevo la frequenza a 120 a riposo, ho detto io porca miseria, che è successo? E allora l'Apple Watch attiva una lucina e ti dice, allora respira per un minuto. Ma ha detto io che presa per il culo, ha detto va per un minuto, che cosa posso fare? Non mi prendo un beta bloccante, ci rimango. Allora, beh, ho ascoltato l'Apple Watch, mi sono messo davanti, ho fatto, e che poi c'era una lucina che ti faceva respirare, ispirare, ispirare. Mi sono messo là, voi immaginate la mia frequenza, è scesa a 70. Cioè, facendo questo esercizio banale di un minuto, da 120 a 70. Allora, io là mi sono spaventato, ho detto, caspita, un minuto mi fa questo effetto, allora respiriamo tutti i giorni, impariamo magari prima di andare a dormire, facciamo 10 minuti, eccetera, eccetera, rilassiamoci in qualche modo, perché questo è un altro consiglio pratico che uno può sfruttare, no? Sì. E poi, cosa ci sono dire dei rapporti? Prima di andare ai rapporti, sì, abbiamo visto il commento di Antonella e le varie repliche, quindi adesso ne parliamo. Giusto, Ivana aveva chiesto questa cosa, secondo me Giovanni tu hai tante playlist utili per questa cosa. Sì, è vero, ne ho fatto una, no? Di musica rilassante sul canale. Tu sei un insegnante anche di meditazione, mi sembra, no? Sì, è vero, questa cosa sì, sono docente su Insight Timer. Sì, l'ho condivisa per la prima volta con gli allievi del corso Memovia, dei corsi Memovia, e ho visto che loro se ne giovavano tanto. Una cosa importante sulla respirazione e sulla meditazione, che poi vuol dire tante cose, perché ci sono tanti tipi di meditazione, è stare attenti a non pensare che la meditazione faccia effetto immediatamente e poi via, finisce là. Invece la meditazione va praticata molto a lungo. Dopo che la si pratica per circa 2-3 settimane stabilmente, si iniziano ad avere effettivamente i risultati. E questi risultati perdurano nel tempo. Se la si interrompe, quindi va tenuta sempre costante. Sì, sì, certo. Ma invece per la musica, Gio, c'era, diciamo, Ivana che chiedeva, diciamo, io ho le mie playlist preferite, ma insomma, oltre alla musica classica, che io adoro, ma comunque non è, diciamo, come dire, comprensibile, o forse per alcuni può risultare, se non si è abituati ad ascoltarla, no? Ci sono delle opere un po' più, magari, diciamo, per magari per addetti ai lavori, insomma, voglio dire, non sempre la musica classica arriva a tutti, no? Può risultare, insomma, anche un po' difficile da ascoltare, pensiamo un Bach o qualcosa del genere. Invece ci sono delle playlist che possiamo considerare, consigliare Ivana. A me viene in mente Enya o comunque, insomma, Iruma, ma ecco, io non sono molto ferrata su questo, quindi sto dicendo... Guarda, Ivana, tantissime persone sono molto felici ascoltando il metal. Ah, vabbè, quindi... Dipende da cosa ti fa sentire bene, dipende da quello che stai sentendo. Se sei una persona arrabbiata, devi ascoltare metal. Certo. Guarda, io per esempio, prima ho nominato, non volevo fare nomi. Io ascolto i Queen. Mary Queen.
non lo so, è una mia cosa, quando ascolto i Queen vado in estasi e di solito io quando vado in palestra metto le cuffie e ascolto musica mentre faccio stretching, mentre faccio altre cose, mentre mi alleno eccetera eccetera, quindi accoppio la musica, la respirazione e l'attività fisica, quindi faccio tre cose in uno. Io posso parlarvi solamente della mia esperienza personale, io non sono come Giovanni che fa questi corsi e tutto il resto, io vi parlo della mia esperienza proprio spicciola, no? A me fanno bene queste tre cose, no? E quindi no, ecco, certo, qualcun altro che saluto caramente tra l'altro saluta Giovanni, è un fan di Giovanni pure, perché una fan di Giovanni, vedete quanta variabilità individuale, no? Ogni persona trova il suo modo, il suo sfogo, e questo si esprime nella musica e nel tipo di musica, nel modo di respirare, nel quando dormire, nel quali scelte fare durante la giornata, nel chi mandare a quel paese. Prima c'era un discorso molto ampio sotto i commenti di uno che diceva no, ma io ho problemi con una persona che mi rompe le scatole, l'altro diceva lanciala, così. Sì, allora diciamo è giusto, diciamo, Antonella ha scatenato un po' un dibattito, quindi ne parliamo, perché parliamo anche delle relazioni. Per chi si è collegato adesso e di chi sta andando via, insomma, vedo che molti stanno salutando, la diretta sarà registrata, la potete rivedere sui nostri canali. Quali canali? Tutti, perché quali sono? Facebook, siamo su Facebook, gruppi, pagine, gruppi tematici, perché Francesco ha dei gruppi stupendi, insomma, con insomma, dai 80.000 persone in su, diciamo, comunque vari, sulla fibromialgia, sulla tiroide, insomma, se volete. No, non potete perdere nulla di questo. Giovanni, esatto. Giovanni ha i suoi gruppi sul metodo di studio, sui Memoviani, perché Memovia, insomma, è il suo metodo. Ma è una community. Anch'io ho la mia community. Ci trovate su YouTube, perché questa diretta sta andando pure su YouTube, sulle nostre pagine personali, con i nostri nomi, quindi insomma ci potete ritrovare. Però non vogliamo annoiarvi, perché ci interessava proprio parlare di questa, diciamo, situazione di Antonella, che introduce l'argomento relazioni, insomma, di cui non abbiamo parlato, perché stiamo parlando, per chi si è collegato, diciamo, adesso, di stress e sistema immunitario, diciamo, partendo dal presupposto che lo stress comunque cronico, quindi il distress, abbassa le difese immunitarie. Quindi, insomma, tornando ad Antonella, diceva come bisogna fare per una persona, ecco, adesso entriamo in modalità Harmony, come si dice, insomma, non so, cioè... Dipende da quanto severi siamo. Bravo, no, consigli, diciamo, sentimentali, ecco, non è questa la diretta giusta, però, insomma, la domanda di Antonella ha suscitato vari commenti. Dice, se una persona ti ripete sempre le stesse cose, ti fa capire che sei sempre tu che sbagli, allora, voglio dire, io, ecco, qualcuno, simpaticamente, mollalo, insomma, ignoralo, ecco, mi fa ridere tantissimo il commento di Concetta, che, insomma, di Conci, che non è proprio, diciamo, non ha torto, diciamo, nel generale tutti abbiamo dei problemi, insomma, che poi vengono fuori nelle relazioni, no? Comunque, ecco, io dico la mia, poi magari dite la vostra. Insomma, io penso che le relazioni siano una componente fondamentale per lo stress, no? Perché lo stress comunque ci viene anche dalle relazioni, quindi imparare anche a capire che persone scegliamo. Ora sarebbe lungo, mi piacerebbe poi approfondire, magari facciamo una diretta su questo, sulle relazioni, però posso dire solo due cose. Uno, che la psicologia ci insegna che noi ci scegliamo le persone che ci sono vicine, diciamo, in base ai nostri comunque ai nostri vissuti, ai nostri copioni, alle nostre situazioni, e quindi a volte ci capita di incorrere sempre nelle persone, tra virgolette, che noi diciamo sbagliati, ma semplicemente perché magari siamo attirati da alcune tipologie di persone. Non voglio parlare di narcisisti, non voglio parlare di borderline, niente, non vogliamo dare classificazioni, però in generale può succedere. Dice, ma perché mi capita sempre che scelgo le persone sbagliate, oppure perché mi rapporto sempre, diciamo, ai miei partner in questo modo? Ecco, secondo me un po' di lavoro individuale per capire quali sono, diciamo, le nostre particolarità, non vorrei parlare di problematiche, che ci spingono magari a scegliere determinati tipi di persone che magari su noi, con noi, non funzionano. Cioè, magari funzionano con altri, ma quando ci accoppiamo con quelle persone, vanno che purtroppo bene, sono proprio quelle che andiamo a cercare,
non vanno bene. Quindi capire questa cosa, fare un'autoriflessione, magari anche, diciamo, parlare con un amico, con, insomma, anche magari se è possibile, anche con uno psicologo, perché spesso la consapevolezza di certe dinamiche che noi mettiamo in atto nella coppia e magari perché scegliamo delle persone ci fa proprio capire che possiamo cambiare. Ecco, si può cambiare, diciamo, la scelta di persone che magari non sono giuste, io potrei essere la mia esperienza, insomma, forse anche molti di noi si cresce, e quindi infatti moltitudine, grazie Francesco. Comunque, ecco, voglio solo dire, voglio incoraggiare, insomma, Antonella, che non sei tu che stai sbagliata probabilmente, e se una persona ti dice sempre che sbagli, non è una persona come dire positiva per te, non è una persona comunque costruttiva. Ecco, Giovanni usa il non verbale, insomma, leggetelo. Come diceva Ivo, non è facile, poi magari lo affrontiamo in un'altra diretta, come si può fare, però affronteremo in un'altra diretta con amore. Comunque il modo migliore è che quando una persona ci aiuta a stare male c'è una direzione chiara da prendere, assolutamente allontanare le persone che non è quello che dicevi tu. Io mi immedesimo, no, nelle situazioni quando c'è un legame, fare così, magari perché conosco Antonella, ovviamente fare così è un po' difficile. Sarebbe quello la strada, no? Cioè, allora, posso dire che ci ho messo 19 anni, quindi vabbè, dai, prima o poi si capisce, quindi voglio dire, grazie Andrea, io ci ho messo 19 anni, Antonella, coraggio, forza, si può, però sì, bisogna lavorare su noi stessi, diciamo, cercare di capire le dipendenze emotive a volte, no? Ecco, Francesco diceva non è facile, è un argomento che mi tocca molto da vicino, ma insomma le dipendenze emotive, ci siamo affezionati, siamo comunque non è facile, però Antonella continua magari a seguirci, ne possiamo parlare, Giovanni che dice, a me interessa molto questo argomento. È un bel tema, perché tutti noi crediamo di dover essere perfetti, di dover avere la vita perfetta su schermo, nel senso che è lo schermo di quella che vediamo, che vorremmo proiettare sullo schermo, o che vediamo proiettata dallo schermo dei nostri smartphone, principalmente. Le vite perfette degli influencer o aspiranti tali, che però non sono né perfette le loro, e noi che siamo molto stressati e molto stanchi, ci stressiamo ancora di più al pensiero che loro invece sono così leggeri, o sembrano così leggeri, e aspiriamo, vorremmo tanto essere come loro, anche in questo momento di pandemia, come dice Patrizia, in cui tutto sembra ovattato nelle vite di chi ci piace tanto guardare, perché alla fine è un guardare, un voyeurismo. Non è realmente così per la nostra, noi ci deprimiamo all'idea che non sia così per la nostra, e crediamo di dover essere perfetti, dover avere una vita perfetta, quando in realtà lo stress è anche quello di volerla avere così e di non accettarci per come abbiamo la nostra vita. Certo, piccoli miglioramenti si possono fare, ma non è detto che debba essere perfetto, non è detto che debba essere come ce la immaginiamo, questa cosa molto romantica. Martina dice una cosa, allontanarsi da un familiare è complicato. Ci sono situazioni, perché questo non è questa diretta, magari ne faremo un'altra sotto suggerimento di qualcuno su questo argomento qua, però effettivamente ci fanno incazzare tante persone, anche familiari stessi, scusate il linguaggio, ma purtroppo è vero, però ecco, poi a un certo punto devi fare om cercare di attimino di dire, mandare tutto a quel paese, tutta l'aria, ma forse non lo so se poi ti crea altro stress dover ricominciare una nuova vita, altra cosa. Io ti sto facendo la persona che si pone delle domande, ecco, certo. Non so se poi il contrario potrebbe essere peggio, non lo so. In generale, diciamo, io sono sempre per l'allontanamento di persone negative, però il come, il quando,
diciamo, è importante, cioè non è facile dire sì, fai questo, no? Poi nessuno può dire agli altri cosa fare assolutamente, però ecco, i familiari non ce li scegliamo, se ci pensate, sono l'unica cosa che non ci scegliamo, e quindi spesso le situazioni familiari sono difficili. Ecco, anche qui si deve creare una rete, diciamo, anche cercando aiuto. Appunto familiari in bello quello che dice Manuela del mondo parallelo, esatto. No? Questa sì. È una cosa interessante, perché effettivamente forse è l'unica cosa, no, che posso immaginare che si possa fare, cioè, perché ma soprattutto se si tratta di un genitore di un legame molto forte, sì. Penso che si debba fare una doppia strada, anche cercare sì di non prendersi tutto il carico. Conosco persone che poi vivono diciamo in questo modo per anni perché non hanno, diciamo, una soluzione. Comunque non è facile, non vogliamo dire appunto che ci vuole uno schiocco di dita, non è così, però ecco, siamo solidali con tutti coloro che hanno, insomma, situazioni familiari molto, molto difficili. Mi ero segnata un commento di Monica, Lotto Monica, che aveva detto che bisogna affrontare questo periodo con positività, eccolo, perché, ecco, parlava della paura, non abbiamo parlato della paura forse all'inizio, però in questo momento, diciamo, ecco, ci sono, volevo dire anche questo, no? Sono aumentati tantissimo i disturbi psicologici, proprio a causa di contagi, di paura di ammalarsi, eccetera, quindi anche questo è un momento di veramente di necessità di avere aiuto, cioè in cui c'è bisogno di avere aiuto, supporto psicologico, supporto, diciamo, di insomma anche da parte di familiari e amici. Insomma, abbiamo perso proprio questa sicurezza che avevamo, no? Di incontrare la gente. Ecco, pure questo potrebbe essere un'altra diretta, però, e anche Orsola, no? Vi ricordate, insomma, l'avevo segnato, diceva, ecco, quindi abbiamo parlato di stress. Abbiamo parlato anche di relazioni, abbiamo dato qualche consiglio e abbiamo, sì, appunto, insomma, dato dei consigli che potete rivedere poi durante la diretta, e magari su YouTube possiamo mettere anche dei segnalibri, insomma, per dare... Certo, volentieri. Così... ne va bene ancora. Come? Noi vi lasciamo così, nel senso che prendiamo spunto dalle domande, perché per me è un vero piacere avere Ileana e Giovanni, nel senso che sono due persone che stimo, e sicuramente continuate a scrivere su una diretta, continuate a darci delle idee su che cosa magari volete farla. Qualcuna è stata già suggerita, però magari scorrendo noi leggiamo, e nel nuovo anno, l'augurio che diamo, a parte augurarvi un buon inizio di anno, prenderemo lo spunto per fare una diretta che la volete voi, quindi continuate a scrivere sotto nei commenti, sì, che noi li leggiamo, sì, e prendiamo spunto per una volta. Sì, diciamo, ecco, rispondiamo. C'era anche Paolo, per esempio, che chiedeva quali analisi fare per il sistema immunitario, qualcun altro l'ha chiesto, poi rispondiamo in maniera, diciamo, individuale, dettagliata, sotto commenti. Certo. Sì, anche perché poi, insomma, il dottor Garitano ne ha fatte tante di dirette su questo, magari o gli mettiamo il link, insomma, oppure gli rispondiamo velocemente, se avete fatto tante. Cerchiamo di rispondere, allora, a chi non abbiamo risposto, perché era impossibile rispondere, sì, a tutti. Esatto. Anche perché mentre vedevo uno, arrivava l'altro. Sì. Cerchiamo nel piccolo di dare risposte a chi è stato tirato in causa, per esempio io poi cerco di rispondere a Paolo su questi esami che ci sono da fare, eccetera eccetera. Liliana farà la stessa cosa per qualche domanda, e la stessa cosa Giovanni per domande attinenti alla propria disciplina, tra virgolette. A disposizione per rispondere alle nostre domande. Sì. Allora, dai, facciamo un giro di saluti, dai Ileana. Auguri per il nuovo anno, ci vediamo l'anno nuovo ormai. Sì, allora vabbè, inizio io. Io ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, ci sono dei commenti bellissimi, non so se Francesco hai visto quello di Carmela, sì, che ti dice, sì, hai toccato il cuore, bellissimo, alcuni che ci ringraziano, noi ringraziamo voi, siamo stati un po' assenti, insomma, per quanto mi riguarda,
dalle dirette per motivi proprio di tempo, quindi ho dovuto dire di no, purtroppo, anche se la diretta, cioè avere il rapporto con, insomma, con gli altri, poter dire qualcosa di utile, per me, diciamo, è una cosa bellissima. Ecco, l'augurio è, auguro a tutti, e ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, auguro a tutti, insomma, di avere delle strategie per il prossimo anno, insomma, o comunque dopodomani, quindi vabbè, fra qualche giorno, di affrontare meglio questo periodo di stress in generale, insomma, ma anche per ogni vita individuale. Quindi vi auguro di poter trovare un equilibrio, insomma, sano nella vostra vita, di seguire appunto uno stile di vita che è quello che poi ci segue, insomma, dovremmo seguire, non è i buoni propositi, perché a me non piace questa cosa, i buoni propositi per il nuovo anno quanto durano? Andrò in palestra, mi ritaglierò del tempo per me, ma in realtà è sempre, dovremmo sempre, e questo è uno stile di vita, no? Quindi auguro a tutti noi, io ci metto anch'io, di trovare uno stile di vita che possa, diciamo, aiutarci a volerci più bene e quindi di conseguenza stare meglio, stare più bene, perché poi se stiamo bene noi, stanno bene anche le persone intorno a noi, insomma, questo è fondamentale. E ovviamente vi auguro la salute, insomma, che è la cosa più importante in questo periodo anche. Giovanni. Ah, io mi unisco a Elena, non posso dire nient'altro. Ho già detto all'inizio, ho già parlato del desiderio di responsabilità e del mio augurio per il nuovo anno, che sarà sicuramente migliore di questo. Allora, io mi concludo, perché ovviamente ha detto tutto Ileana, noi siamo rimasti senza parole, perché ovviamente ci possiamo solamente confermare quello che ha detto Ileana, ma veramente per me c'è stata una delle ultime, gli ultimi commenti, un piacere trovare, fare la diretta con voi due, ma perché sì, è come lo stare insieme, vedi, non lo organizziamo da tanto tempo, una in tre. Però oggi, cioè, magari uno poteva pensare, ma c'è quella famosa tensione, dici, caspita, ma non ci vediamo da tanto tempo, invece no, è stata una cosa tranquilla, perché ovviamente quando si sta bene con delle persone, anche se uno non si vede da tempo, non c'è il contatto, diciamo, va bene lo stesso, quindi a me piace così. Io vi auguro un felice anno, spero che il 2022, l'augurio sia che sia un po' migliore del 2021, perché il 2021 noi ci stiamo trascinando un pochino anni negativi, 2020, 2021, speriamo che il 2022 sia un anno che ci porti tanto, e ci porti tanta serenità positive. Va bene? Grazie a tutti. Grazie ancora a tutti per averci seguito. Ci vediamo presto. Ciao. Ci vediamo l'anno nuovo. Ciao. A presto. Ciao. Auguri.